il potente assessore giornalista che le donne le stuprava, insomma, le violentava. Io la notizia la leggo sul Fatto Quotidiano e così ve la metto come link nel riassunto di questo video, così la potete leggere nella sua interezza. Teresa era un potente assessore giornalista, ora sta in carcere perché ha accusato di 10 donne l'ho accusato. Io ho 80 anni compiuti, nessuna donna mi ha mai accusato, mai. E sapete perché? Perché io sono l'autore di quest'opera. In quest'opera vi spiego come si comporta il seduttore. Il seduttore si comporta con dolcezza, capito, potente assessore? Ora che sei in carcere, leggila, fatela portare dal direttore del carcere, dice: voglio leggere la stirpe del serpente di Serafino Massoni. La figura principale del seduttore, ma è Sissifo, il re Sissifo. Che è la figura principale in patriarcato del seduttore. Il seduttore usa la dolcezza, perché le donne vogliono la dolcezza, capito? Tant'è vero che poi nel Medioevo c'è un detto che tra il cavaliere e il chierico, le donne scelgono il chierico, il prete. Il prete è dolce, il cavaliere è rude, il cavaliere, capito, potente assessore? Fatti portare dal direttore del carcere, fatti portare in cella una copia della stirpe del serpente, così vedi come si deve comportare un seduttore. Non si usa violenza con le donne, capito? Ok, potente ex assessore e giornalista, hai capito? Se leggi quest'opera capirai. E quando uscirai dal carcere saprai come comportarti con le donne. A te e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.